con Geppino Aragno, candidato di Potere al Popolo. Perché Potere al Popolo è una significativa alternativa? Credo che sia l'unica alternativa, e lo dico proprio in maniera sintetica, è l'unica formazione che si schiera su posizioni totalmente nemiche del neoliberismo. Altre non ce ne sono, la ricetta dell'austerity ognuno tenta di metterla come vuole, però poi tutti la applicano, e quello che è più drammatico è che tutti la condividono, anche quelli che vanno raccontando di essere sinistra. Ma una sinistra che di fatto mette davanti il bilancio e poi vengono le persone, non può essere sinistra, insomma. Ecco, Potere al Popolo è questo, ci credo per questa ragione, perché nasce soprattutto dalla sofferenza della gente. Noi siamo gente tra la gente, non abbiamo fatto la politica per mestiere mai, se ci troviamo oggi in una situazione come questa, parlo di me come di tanti altri, è perché ci riconosciamo profondamente in quello che facciamo. Quali sono i punti salienti del programma? Dunque, i punti salienti del programma sono difficili da sintetizzare. Anzitutto quello che sembra la parte negativa, perché dice no il programma, e cioè l'abolizione di una serie di provvedimenti di legge che navigano tra l'incostituzionale e il barbaro, il Job Act, la legge Fornero sul lavoro, e potrei fare un elenco come questo. La seconda, che mi pare veramente estremamente positiva, è una politica edilizia per pubblica che può avere sicuramente finanziamenti, perché noi abbiamo una spesa militare esorbitante, e poi basta nemmeno investire molto, perché esistono una serie di edifici pubblici che non finiscono mai e che potrebbero essere tranquillamente utilizzati per questo. Poi il mondo della formazione, scuola, università, che sono stati praticamente massacrati. Io le faccio un esempio: noi chiediamo l'abolizione, si dice sempre l'imbalzi perché si parla della scuola, l'abolizione dell'ANVUR, che è l'agenzia di valutazione della ricerca. Se io le dico come funziona, uno si mette le mani nei capelli, cioè si valuta la ricerca di uno studioso senza leggere il libro. Tu puoi scrivere il conto della spesa, è una ricerca valida, l'importante è che abbia due qualità: un buon editore, e questo dipende dai direttori delle collane, che sono tutti baroni universitari, e le citazioni degli anglosassoni, che incontrano solo i baroni nei convegni internazionali, che sono super costosi e non servono praticamente a nulla, tranne che a citarsi reciprocamente. Quando poi si parla di generazioni che non capiscono, di ignoranza e di tutto il resto, beh, bisognerebbe andare alla radice. Se questa è la valutazione della ricerca, non si può sperare di avere dei professionisti preparati, perché così si valuta la ricerca. E tra l'altro questo diventa un sistema di controllo sulla cultura, perché non c'è grande editore che pubblicherebbe oggi una storia degli anarchici o una storia del lavoro. Qua si parla solo di storie degli imprenditori, di storie delle imprese, e quindi un giovane studioso che voglia vincere concorsi all'università o si rassegna a mettere nel cassetto le ricerche che ha fatto e a cambiare, oppure non le pubblica, o se le pubblica un piccolo editore, e non avrà nessun valore a livello di concorsi. Tenga presente che parte della nostra storiografia negli anni difficili è stata fatta attraverso piccoli editori. Quando in questo paese o lo stalinismo o peggio ancora il fascismo hanno controllato strettamente la ricerca, c'era un enorme bisogno di piccoli editori. Croce pubblicava con la Terza ed è rimasto quello che era, Croce. Bosio ha pubblicato su piccolissime riviste, ma i suoi studi ci hanno fatto lezione a intere generazioni. Quando un paese giunge a questo, lei mi parla di programma, io potrei allungare la linea. Ma il nostro programma, in poche parole, è la Costituzione, il ripristino di tutti i diritti che sono stati cancellati metodicamente, scientificamente, a favore dei capitalisti e a danno della povera gente. Questo dovrebbe essere un paese fondato sul lavoro. E glielo ripeto, gliel'ho detto altre volte, è un paese fondato sul lavoro perché è la mediazione alta. Nei testi dell'Assemblea Costituente, in quello che si sono detti nell'Assemblea Costituente, il paese deve essere paese fondato sui lavoratori. Bene, non c'è stato nessuno che è stato più colpito a morte
dei lavoratori. E naturalmente colpire i lavoratori significa colpire le famiglie dei lavoratori. E mi fa ridere tutta l'altra parte dello schieramento politico che fa le politiche per la difesa della famiglia. Poi manda a lavorare per 12 ore al giorno il padre e la madre, uno a Levante e un altro a Ponente. I figli non si possono, nessuno può badare poi ai figli, poi qualcuno ti viene a dire mettiamo in galera i bambini perché li abbiamo lasciati per strada e si trasformano in delinquenti. Ma qua la delinquenza è molto più in alto. Delinquenti e criminali sono quelli che hanno ridotto il paese in queste condizioni. Ci vuole un coraggio a parlare di abbassare, a pensarlo, di abbassare l'età per mettere in galera i ragazzini e non porsi la domanda, ma scusate, ma perché siamo ridotti in queste condizioni? Le politiche per la famiglia, chi le fa? Le politiche per la salute, chi le fa? Io sono andato, ho avuto un problema, un'emorragia dal naso. Era una sciocchezza, poteva essere una cosa grave. Nel cuore della notte sono arrivato al Cardarelli perché avevo la camicia sporca di sangue. Tutti la dottoressa, imbarazzatissima, mi ha detto, guardate, il pronto soccorso Torino apre domani mattina. Questo è il nostro paese vero, reale, quello che nessuno racconta. Contro questo paese e per farne un altro, noi ci siamo uniti e abbiamo creato questa lista, che è una lista di base. Ognuno di noi è stato scelto dalla gente ed è stato scelto perché ha una storia. Io per le mie storie di lotte contro le riforme universitarie, a fianco degli studenti, altri perché hanno lottato contro per la distruzione della mia, un'altra delle cose fondamentali del nostro programma, è questi stanno praticamente distruggendo la natura. Vegetali, animali e uomini, acqua, terra e aria, è tutto inquinato, nessuno ne prende conto. Siamo arrivati al punto che un presidente della Repubblica, allora nei panni di ministro degli interni, ha posto il segreto di Stato sulle rivelazioni di un camorrista che spiegava chiaro chiaro, papà, come si venivano a seppellire qua nelle nostre terre rifiuti tossici. Oggi la mortalità per tumori dei bambini in queste terre è micidiale e non è che tutto questo venga dal cielo, tutto questo è figlio di scelte politiche, politiche che sono state condivise dalla destra e da quella che si chiama sinistra, si sono alternati al governo, hanno governato assieme, basta pensare al patto del Nazareno. Non hanno mai modificato di una virgola il progetto iniziale. Dove non è arrivato Berlusconi, ha provveduto Renzi e il cerchio si è chiuso. Adesso questo paese affonda, è in una condizione di stato comatoso. E in ultimo l'Europa. Noi riteniamo che l'Europa, così come è stata costituita, non abbia nulla a che vedere con l'Europa immaginata dagli antifascisti. Questa Europa è un'Europa autoritaria, ha un Parlamento che non può sfiduciare la Commissione, ha un Parlamento che non conta niente, non riesce a fare null'altro che applicare politiche di bilancio, mettere avanti prima gli interessi delle banche e poi gli interessi della gente. Io le faccio un esempio, qua nella città nella quale viviamo, l'amministrazione comunale fa grandi sforzi, si può criticare, si può non criticare, ma quando ti chiudono i rubinetti dei soldi e non te li fanno arrivare, quando tu risparmi ma non puoi spendere perché il patto di stabilità te lo impedisce, poi in una sera di agosto i soldi che non ci stanno per aiutare i disabili, i soldi che non ci stanno per tappare i buchi, i soldi che escono e si passano 5 miliardi alle banche e si dice che è tutto normale, perché sennò se noi le banche non le aiutiamo, perdono i soldi i correntisti. E va bene, d'accordo, aiutiamolo le banche, però togliamole dalle mani di chi specula, togliamole dalle mani di chi ha portato i correntisti al fallimento. Invece noi le aiutiamo, i correntisti perdono per lo più la maggior parte dei loro soldi, tra 4-5 anni queste falliscono di nuovo perché continuano a fare speculazioni azzardate o imbrogli inconcepibili. E noi dovremo rimettere di nuovo i soldi pubblici per aiutare questi, socializzano le perdite e si fregano i profitti. E questo è il paese nostro, da anni noi andiamo avanti in questa maniera. Chi guadagna, guadagna e mette in tasca. Chi non ce la fa ad andare avanti paga le tasse e ha sempre più fame.
siamo sull'orlo di una rottura verticale. I nostri giovani intanto riescono ancora ad andare avanti e non si arriva a una sommossa vera, perché ci sono i vecchi come me che conservano quelli che loro fanno passare per privilegi, ma erano i diritti e li possono aiutare. La mia generazione è arrivata più o meno alla fine. Quando noi non ci saremo, i ragazzi, molti dei ragazzi, non avranno un lavoro, non avranno un tetto, non avranno un piatto da mettere davanti. Qualcuno dovrebbe spiegare come siamo arrivati a tutto questo. Oggi c'è stato un incontro molto importante con Melanchon, ce ne vuol parlare? Sì, anche io ritengo che quello che si è visto oggi all'ex OPG sia stato importante. Non voglio parlare di fatti miracolosi, ma certamente è incredibile innanzitutto che quello che sarebbe un centro sociale, che nella narrazione corrente della stampa e delle televisioni sarebbe più o meno un covo di terroristi, insomma, riesce ad agganciare in un discorso politico il leader del terzo partito della Francia, guarda caso un leader che rimane e che è oggi probabilmente il più avanzato, il più progressista tra quelli che vivono in Europa, e questo intuisce il valore di quello che si sta facendo. Si sono incontrati a Parigi, è venuto qua ospite del sindaco De Magistris ed è entrato nel covo dei terroristi. Solo che non ci ha trovato terroristi, ci ha trovato giovani impegnati in una battaglia politica, giovani che pensano nella stessa maniera, al di là di quelle che possono essere le differenze marginali, nella stessa maniera di tutta la Francia progressista. Di tutta la Francia che non ne può più di questa vergogna, e di vergogna ha parlato il leader francese. Ed era bellissimo, per me è stata un'emozione profonda, anche perché i ragazzi dell'ex OPG io un po' li considero come i miei figli, ma non perché li abbia influenzati in qualche modo, semplicemente perché li ho conosciuti 10 anni fa durante le lotte per l'università, li ho visti crescere, in qualche modo ho avuto un rapporto privilegiato con loro, e vedere oggi Saso, Viola, Giampiero, vederli ragionare alla pari con un politico navigato, vederli fare ragionamenti che hanno una valenza politica alternativa profondamente fondata, per me è stata un'emozione profonda. Credo che quello che è accaduto oggi è come tutto quello che sta accadendo attorno all'ex OPG, che adesso è di fatto potere al popolo, è una speranza per il paese, l'ha riconosciuto il leader francese, sono pienamente d'accordo, e credo che stasera sia nata un'alleanza di fatto, al di là di quello che possa essere il risultato finale della battaglia elettorale. Qui stiamo andando molto oltre la battaglia elettorale, qui stiamo andando verso la costruzione di un movimento alternativo al neoliberismo, di un movimento che non è né napoletano né nazionale, ma di un movimento internazionale. Credo che stasera forse c'era qualcosa che mancava, mancavano altri leader che sono stati protagonisti a Napoli, al Brancaccio, Montana, che però prima o poi si uniranno a questo percorso, ed è l'Italia nuova. Questo oggi, io la data non me la ricordo perché è stata così lunga e emozionante questa giornata, ma oggi si può segnare questa data come facevano gli antichi romani con il lapillo bianco, perché di qua parte, e io ci giurerei, qualche cosa che va ben oltre ogni attesa e ogni aspettativa. Poi il futuro racconterà chi aveva ragione e chi aveva torto.